di quei temi che non si portano mai alla luce, soprattutto in evidenza. Che cosa distingue il recitare a livelli alti e soprattutto in modo che quello che vai raccontando arrivi dentro la coscienza, la tua vita, faccia parte del tuo modo di pensare e di leggere le cose, insegnare a immaginare i fatti, i problemi anche quando li racconti e quando li vivi. È la situazione. La situazione è un termine che usano soltanto i teatranti che lo fanno da molto tempo. Tanto è vero che quando si dice, ho letto un testo veramente importante, e l'altro gli dice qual è la situazione, qual è la situazione che è messa in campo in questo spettacolo, in questo testo. Allora, che cosa significa situazione? Allora, vi faccio degli esempi chiari, perché altrimenti non capireste, sarebbe difficile spiegarlo. Situazione è quella, per esempio, che c'è in una commedia famosa, insomma, una delle più famose della storia del genere umano, che è Giulietta e Romeo. Giulietta e Romeo è la storia di due innamorati, e c'è Romeo che va a casa di una ragazza, non è stato invitato, ci va in maschera perché è uno spettacolo in maschera e le persone si fanno riconoscere sollevando la maschera, e poi ritornano nell'anonimato, giocano il loro ruolo di improvviso e di scoperta uno all'altro, vincendo. Fa questo gioco, ma è un incosciente veramente, perché va a casa dei Capuleti, forse mi sbaglio dall'altra parte, non ho mai capito se, quali sono, cioè Giulietta è una Capuleti? Sì. Allora, giusto, Capuleti, va bene, allora l'ho azzeccato. Allora va a casa di questi Capuleti, che sono dei nemici, ma proprio giurati, una cosa che fa veramente orrore, con un'altra famiglia che è importante a Padova, no, non è a Padova, è a Verona. Verona sono due famiglie che si sono scannate per secoli, addirittura si sono uccisi uno all'altro, vivono nella stessa città, e ogni tanto si sente un Capuleti ammazzato quell'altro e via dicendo. Ora lo fa per scommessa, per dimostrare la sua incoscienza e soprattutto farsi bello davanti agli amici. Va, entra solo, dice, va a incappare proprio, anche lei in maschera, con Giulietta. E naturalmente fa un pulbullo, fa la corte, ballano, è spiritoso, fa vedere anche la propria faccia, perché tanto non è conosciuto da lei, da altri sì, ma tanto è vero che ogni tanto gli cade perché si nasconde e via dicendo. E lei, nella stessa maniera, vuol tenersi coperta, ma tutti mi riconoscono qua, è inutile che poi sanno che porto questa maschera, lo faccio per così, mi piace essere in maschera, ma dico la verità che certe volte sento noia. E pian piano, nel gioco del tenersi, prendersi, essere commossi, lasciarsi andare, danzare, abbracciarsi e via dicendo, arrivano ad essere abbastanza presi uno dall'altro, non dico innamorati, ma incuriositi, e c'è anche un qualcosa che assomiglia all'amore dentro loro. Poi, a un certo punto, lui scopre chi è lei, perché la sente chiamare, e allora dal nome risale al fatto che è la figlia del padrone di casa. E allora comincia a capire che ha fatto veramente il peggio che si poteva pensare. Ormai è innamorato e continua nel gioco, poi se ne vanno e lei
viene a sapere il momento in cui si lasciano che lui è proprio il nemico della famiglia e quindi un coccolone. Più grande diventa il desiderio di vedersi, tanto è vero che si rivedono, c'è tutta la scena di lui che sale attraverso i rampicanti e arriva ad abbracciarla, si baciano e più avanti nella situazione e più diventa difficile, più diventa pericoloso, più alto è il loro amore. Ecco, ci sono due o tre grandi critici d'arte, ma anche degli attori che hanno recitato due secoli fa questa commedia, dice che è strano, che situazione incredibile. Se non ci fosse questa situazione per cui le famiglie sono nemiche e lui, soprattutto lui, rischia di perdere la vita, non sarebbe mai nato un amore del genere. Soprattutto il pubblico non sarebbe preso immediatamente da questa situazione e il gioco della storia scivolerebbe. Due innamorati qualsiasi, se non c'è la situazione dentro che fa lievitare, che fa crescere la tensione, non avrebbero ragione e modo. Ecco, questo è importante, per esempio, che il regista o lui che ha la responsabilità di così, insegnare poi movimenti, posizioni, entrate, uscite, toni e inventarsi soprattutto il clima dello spettacolo, arrivi a raccontare e soprattutto svelare agli attori. In più, dentro la storia ci sono situazioni che moltiplicano situazioni. Cioè, a un certo punto il fatto che viene ammazzato uno della famiglia dei Capuleti, poi viene ammazzato dell'opposizione e via dicendo. Ci sono delle tensioni che nascono, crescono sempre di più e la cosa incredibile è che loro si sono sposati di nascosto grazie a un frate, si sono già sposati, si vedono, fanno l'amore insieme, lui sta a dormire da lei, poi scappa al mattino all'alba e si parlano ancora, insomma. La situazione cresce in questa dimensione fino naturalmente al momento in cui per poter vivere una situazione del genere, decide lei, grazie al frate, che è un incosciente della Madonna, di fingere di essere morta. E lui che torna al paese, torna alla città, sono convinti che sia sparito, che sia andato chissà dove, invece era una città vicina, torna e viene a sapere che la sua innamorata è morta e va a vederla nella tomba e a un certo punto decide di morire con lei e poi quando lei si sveglia, perché non era morta ma spingeva soltanto, a sua volta si ammazza sul cadavere di lui. E tutte le situazioni, una dietro l'altra, ogni 5 minuti c'è una situazione che entra, esce e si sviluppa. Poi naturalmente c'è la straordinaria abilità dell'autore e soprattutto la genialità per cui tutti i dialoghi sono reinventati, hanno un sapore anche certe volte comico, grottesco e c'è la tensione e vieni trascinato dentro e ti senti quasi male per quello che sta per succedere, partecipi, non puoi fare a meno di partecipare. Ecco, questa è la situazione. Se recitando non recitate la situazione, cioè non raccontate via via con più profondità la situazione, la commedia non regge. Ed è per questo che ci sono dei bravissimi attori, quali hanno una bella voce, hanno un bel fisico, un corpo, che non arrivano mai a creare una tensione adatta e soprattutto non ti coinvolgono.
proprio perché non hanno la possibilità, non hanno la sapienza di mettere in prima fila, cioè in evidenza, i giochi delle situazioni. Tutti i grandi pezzi di teatro, delle grandi storie di teatro, l'Amleto per esempio, è una situazione via l'altra, parte con il padre morto, con Amleto che parla con lo spirito del padre, il padre dice di essere stato ucciso, chi l'ha ucciso non lo dice bene, lo guarda intorno, pensa sicuramente il fratello di lui per portare via non soltanto il regno ma anche la moglie, si erano innamorati, e scopre così che i due vanno a letto insieme, e poi c'è il primo ministro che fa il gioco presso per coprirla, ma non è sicuro, allora che cosa fa? Ci sono dei, ecco un'altra situazione, ci sono dei commedianti che arrivano a offrire una loro esibizione alla corte appunto di questi principi, e Amleto dice: potreste raccontarmi, cioè meglio dire mettere in scena una commedia, e gli dice qual è, ed è la commedia uguale precisa a quello che è successo a lui, o meglio in quel luogo, in quello spazio, cioè i due, marito e moglie, che si amano, a un certo si giurano fedeltà, ed ecco che la moglie è d'accordo con il fratello di lui per farlo fuori e finalmente prendersi il potere, uguale preciso, e lui spia quello, le reazioni mentre recitano gli attori, le reazioni tanto della madre, sua madre, che è diventata l'amante di questo fratello dell'ucciso, e appunto lo zio, ecco che c'è questo attenzione, le cose che sono chiare, a un certo punto entrambi fingono di non interessarsi, annoiarsi addirittura alla tragedia, ma a un certo punto c'è il colpo di scena, allora vedi qualcuno che si ride, insomma, però le cose non sono chiare e sviluppano, c'è sempre questo tentare di scoprire fin quando, parlando con la madre, insultandola, Amleto riesce a capire senz'altro che di mezzo c'è stato un assassino. E allora c'è lo zio, appunto, quello che adesso è il re, che con un pretesto abbastanza palese manda in Inghilterra, dalla Svezia, no, Danimarca in cui si trovano, manda Amleto in Inghilterra con un biglietto presso, per cui venga fatto fuori dagli amici che gli fanno questo favore di tirar via, e va avanti così uno dietro l'altro, poi c'è il duello, poi c'è lei che impazzisce, la fidanzata, l'innamorata, perché lui l'ha trattata a calci in faccia, lei non capisce la ragione del perché, eccetera eccetera. Tutto questo, poi lui si finge pazzo, è un insieme di decine e decine di situazioni che si alternano uno all'altro, che cambiano la chiave, vi dicendo. Naturalmente lì è l'importante del tono che tu usi recitando. Lì devi scendere, salire, buttare via, diventare pazzo, giocare il ruolo del demente, oppure fingere di essere terribilmente offeso quando non importa niente, indicare con ironia e anche con lazzi piuttosto pesanti la condizione della figlia, la quale è la figlia del ministro, di cui lui è innamorato, ma siccome il ministro l'ha messa sotto, come si dice in gergo, per venire a sapere e conoscere il pensiero di Amleto, Amleto è veramente inorridito di questo gioco doppio e del fatto di essere tradito dalla propria donna, per quanto riguarda non un tradimento sessuale, ma il tradimento della coscienza e soprattutto della dignità. E tutto questo dentro uno spettacolo, un dietro l'altro. Se l'attore, se il regista, se tutti quelli che non si rendono conto
di tutte le cose che succedono, non le mettono in evidenza e non trovano la possibilità di dare luce, ombra, scuro, controluce a tutto quello che arriva e viene, lo spettacolo non sta in piedi. Io ho visto delle rappresentazioni vestite con mezzi incredibili nelle quali mi sono annoiato terribilmente, non riuscivo neanche a seguire l'andamento delle cose ed erano degli attori di grande fama, importanti. Una volta poi in Inghilterra sono arrivato al più importante teatro inglese, quello detto appunto dalla regina, e sono entrato, mi ero letto in italiano tutto il testo per essere preparato come si deve, e la cosa che, a differenza delle versioni che avevo letto in Italia, tutte romantiche, tutte tirate, con gli effetti proprio scoperti, questi sembravano dei pazzi che giocassero a sfottere quello che stavano recitando. Infatti il pubblico rideva dall'inizio alla fine, e allora ho scoperto poi leggendolo che era uno spettacolo scritto con ironia, con sarcasmo, con andamenti all'improvviso, con colpi di scena, e allora ho detto: ma proprio pensa che importanza che è un'idea diversa della situazione, soprattutto il montaggio con intenzioni proiettate in una invenzione, in una creatività strepitosa, dove ogni angolo, ogni gesto, ogni momento sono sottolineati dall'intelligenza e dall'interpretazione. E questo è il guaio, la difficoltà dell'imparare a recitare. Non basta dire bene le parole che arrivino con un buon suono, bisogna che tutti quanti, da partire da minori a quelli superiori come attori, abbiano questo senso straordinario della rappresentazione e dello scoprire in forme, valori, pesi, misure, ogni volta diversamente, all'improvviso e con meraviglia, quello che si va a rappresentare. Ma che bravo che sono stato! Allora questo è quello che, quando vi troverete a leggere un testo, magari sconosciuto, cercate subito le situazioni, cercate di leggere e capire dove è l'assurdo, il paradosso, l'improvviso, il non normale, il fuori regola. Allora poi riuscite ad avere un senso della cosa, del perché è stato scritto. Questo vale soprattutto quando fate, leggete un teatro di satira, di grottesco. Accennato prima, scusate, a un fatto, a proposito di Boccaccio. Vi dicevo che Boccaccio che cosa fa? Racconta delle storie, le fa raccontare da delle ragazze e dei ragazzi che fra di loro hanno amori particolarmente logici oppure tenuti un po' in disparte. E anche questo è bello, che fra di loro ci siano dei sentimenti. E sul fondo c'è sempre questa morte di cui vi dicevo, che avanza, che sta massacrando una città, una popolazione. E dentro ci sono queste storie che vengono fuori e che raccontano di fatti che sono divertenti a un certo punto e altre volte sono amari, sono con una contrapposizione di quasi risentimento alla logica, al bene, all'amore, ai sentimenti. Ecco, qui c'è questa costante della morte nel rapporto alla vita e in contrappunto tutto quello che arriva, ecco che ci sono momenti straordinariamente felici, giocondi e poi
viene ancora in primo piano il problema di questo morbo che sta distruggendo la città, il paese. E se non riesci a mettere, c'era un film molto bello di Pasolini che prendeva proprio alcune scene, ed era, per me si vedeva che straordinario autore a sua volta era. Ecco come questo rapporto con la morte sul fondo, i funerali, la sofferenza e il racconto che si fa sulla scena, in questo salone dove si raccontano le storie, è messo in un'evidenza, una pulizia, con una delicatezza straordinaria. Cioè non viene sbattuto in faccia, ma ogni tanto ti ricordi, ah già, che c'è di mezzo il morbo che distrugge, e via dicendo. E questo è l'alta sensibilità e l'intelligenza di chi mette in scena. Ma la cosa migliore è quando si comincia a vedere che l'attore, che normalmente è a servizio, che viene usato perché realizzi per bene un ruolo e un tempo, abbia coscienza. Io mi ricordo, sono andato una volta a complimentarmi con gli attori che avevano messo in scena una commedia shakespeariana poco conosciuta. Quando sono entrato, ho parlato con Streller pochi minuti perché aveva da fare, e poi sono sceso giù nei camerini e ho incontrato il primo attore, e gli dicevo, ma è straordinario quello che hai fatto, una parte che è veramente difficilissima, così che gli altri buttano via, che come l'hai tenuto su, come hai capito tutti gli andamenti e soprattutto il fatto della trappola in cui vivevi e che tu avevi coscienza fin dal primo momento di essere una vittima già stabilita da tutto. In quel momento entra dentro Streller, mi dà uno spintone, mi sbatte fuori e poi dice, vengo subito, devo dire una cosa importante. E mi dice, ma sei pazzo, cosa? Ma mi miro a rovini. Lui non deve sapere niente di quello che fa, perché lui naturalmente è un attore straordinario. Se gli dai la coscienza di quello che lui sta recitando, non riesce più a recitare. Che era l'offesa che si può dare maggiore a un attore. Ha bisogno di andare a istinto, dettato dalle parole e non dalla situazione. La situazione non devi raccontargliela, perché altrimenti vai in pirrosi, va a sbalagare, distrugge tutto, si mette addirittura a pensare che cosa sta recitando in quel momento, è un disastro. Sì. Ci sono anche attori di questo tempo, calibro e peso, sono eccezionali, sono eccezioni, voglio dire. Normalmente gli attori, come si deve, hanno coscienza come di quello che vanno recitando e il significato di tutta l'opera per intero, perché si mette in scena. E su questo poi ne parleremo ancora in questi giorni. Però continuiamo a fare esercizio tra di noi. Qualche cosa vi resterà nella memoria. Grazie. Tra 10 minuti andiamo a mangiare.